Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, finita la partita. Cremonese Pisa, voltasi oggi a Cremona, dove lo Zini ha visto il Pisa perdere per 2-1. Io direi un approccio totalmente sbagliato alla partita. Poi, se per l'amor di Dio, ognuno, però, un approccio totalmente sbagliato alla partita. Vero che abbiamo incontrato una formazione forte, una formazione cremonese di tutto rispetto, ma è anche vero che anche noi avremmo avuto una possibilità diversa mettendo in campo sicuramente giocatori diversi. Andiamo a vedere Nicolas 6, battuto nel penalty, diciamo così, prima calcio di rigore e poi la punizione. Punizione battuta da coda. Quindi fondamentalmente due calci da fermo, insomma, due palle inattive, diciamo così. Quindi Nicolas 6, Calabresi 5. Quindi si fa anticipare da Buonaiuto e casca nel tranello e quindi calcio di rigore. Poi comunque sbaglia parecchio, sbaglia tanto, sbaglia troppo. Dal 46esimo il predestinato inserisce Barbieri, cambia, diciamo così, all'inizio, cambia un po' all'inizio, dà un po' di freschezza, ma alla fine si arena e quindi non si infanga, diciamo così, e quindi 5 e mezzo. Caracciolo 6 e mezzo, forse l'unico che dice qualcosa in difesa, regge bene la situazione. E quindi un 6 e mezzo. Canestrelli 6, gli do 6, anche se nel finale rimedia la punizione, forse anche troppo, cartellino giallo, secondo me comunque punizione dal limite c'era, forse quello è stato l'unico errore che ha fatto Canestrelli oggi, quindi secondo me ha giocato anche una buona partita. Beruato 6. Oggi tiene bene la difesa, quindi contiene, ma offende poco, veramente, veramente poco. Steves 6 e mezzo, 6 e mezzo. E Steves è un po' meccanoso, però alla fine va bene e la maggior parte dei palloni che gioca trovano sbocco, quindi per me un 6 e mezzo. All'88esimo viene sostituito da Bonfanti. Non pochi pochi gioca a pochi spiccioli, uno spicciolame di partita, quindi senza voto. Marin 6 oggi, una partita peccato per quel colpo di testa, diciamo all'inizio della ripresa, perché altrimenti potevamo pareggiarla prima. Comunque niente male, come al solito, un buon Marin. D'Alessandro 7, di là della rete, insomma, bravo, perché la rete, bravo a segnare, io non l'avrei tolto. D'Alessandro, secondo me, secondo il mio modesto parere, non andava assolutamente tolto. È entrato Tramoni, non ha trovato gli sbocchi giusti, i compagni giusti, i passaggi di pallone giusti, quindi Tramoni 5 e mezzo, ma ripeto, magari andava lasciato insieme ad Alessandro e secondo me avrebbe senz'altro cambiato la situazione. Balotti 6 oggi non al top, però diciamo così, una partita buona, giocata buona, buona, secondo me, giocata una buona partita. Dall'ottantesimo, Touré, un paio di palloni giocati, niente di più, senza voto perché quindi un quarto d'ora di partita neanche scarsa, quindi la car 5. 5 perché giornata storta, una delle tante giornate storte e niente che dire più, non si fa mai vedere. Oh, dal 46esimo entra Arena, una bella sufficienza piena perché diciamo così ha in mano anche il pallone del pareggio, ma trova dinanzi a lui un ottimo intervento del portiere avversario. Questo è Moreo.
Moreo, 6. 6. Recupera il pallone in scivolata, fungendo da assist per il compagno, non prima di aver battagliato nella prima frazione, pur essendo solitario lì davanti. Questa è la partita di Moreo alla fine. Questo è, insomma, ecco il discorso. Siamo sempre lì. Aquilani, come tanti dicono, ma Aquilani 5. Aquilani 5 perché l'approccio della partita è totalmente sbagliato. Sicuramente totalmente sbagliato. È un vorrei, ma non posso. Gli attori in campo cambiano quando si rende conto che gli attori che ha messo dentro non fanno il film. Quindi di conseguenza, e poi si arriva all'80esimo quando si prende gol su punizione a inserire Bonfanti, a inserire vorrei ma non posso, vorrei ma non posso, metto dentro quello che mi frulla nella mia testa da, diciamo così, l'allenatore nonché predestinato, sbaglio, provo a cambiare, non risolvo. Questa è la situazione. Pensare che noi i giocatori li abbiamo, come ho sempre detto dall'inizio, i giocatori li abbiamo, ma come voglio ma non posso, e allora andiamo avanti così. Beh, c'è la partita con il Sudtirolo in casa, speriamo di fare bottino piano, speriamo di fare 3 punti. Giusto andare 48, salvezza matematica, e poi con l'Ascoli si vedrà. Insomma, la partita impegnativa sarà con l'Ascoli, perché l'Ascoli sicuramente avrà bisogno dei 3 punti per la zona, per uscire dalla zona di recessione, e quindi sarà una partita veramente tosta, dura. Questo è quanto. Se volevamo ambire a qualcosa, oggi dovevamo sicuramente affondare il piede sull'acceleratore. Così non è stato, quindi credo che mancano 2 partite alla fine di questo travagliato, diciamo così, campionato, e niente, va bene così. L'importante è la categoria, l'importante è la salvezza. Per il resto, insomma, è come ho sempre detto io, quello che viene viene, ma a questo punto io mi accontento della salvezza comoda e siamo a posto. Ma mi ero già accontentato, tanto sapevo che alla fine questo era il risultato. Speriamo di far tesoro degli errori di quest'annata, per veramente mettersi lì con la testa giusta e la testa a posto per il prossimo, per la prossima annata. Bene, se vi è piaciuto questo video, pollici su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentate. Io vi ricordo una cosa: Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!